felici oggi di essere nella casa del Signore. Abbiamo motivi per dire il nostro grazie a Dio per tutto quello che fa, per tutto quello che ci dona, ma abbiamo anche la gioia stasera di essere insieme nella presenza del Signore con la gradita visita di un fratello dagli Stati Uniti d'America, fratello Frank Catania. Svolge un ministero a favore dei detenuti lì in quella nazione, nello stato del Texas e anche Louisiana e altri posti. In Italia c'è un braccio del suo lavoro con una ONUS che si chiama CRIVOP e diversi anche della nostra Chiesa collaborano per questo lavoro, per questo servizio cristiano a favore dei detenuti. Ci racconterà lui stesso la sua personale storia, testimonianza e ovviamente naturalmente l'annuncio della parola del Signore. Vogliamo pregare, Signore, usa il tuo servitore, benedici fratello che lo traduce e fa che possiamo tornare a casa benedetti ed in pace. Prego. Come on home, come on home, you've been running too long. Come on home, come on home, my house is where you belong. Come on home, come on home, I've been expecting your call. Come on home, come on home, your past doesn't matter at all. The banners are waving, table is spread, your robe is spotless and new. My son was lost, but now he's found, we're all waiting for you. Come on home, come on home, you've been running too long. Come on home, come on home, your past doesn't matter at all. I picked up the phone to call collect. It was the only thing left for me to do. I didn't have change to dial direct, and I wondered if I could get through. Hello, operator, are you on the line? I'm calling in Jesus' name. Would you connect me to my Father's throne? And over the line, his voice came. Come on home, come on home, you've been running too long. Come on home, come on home, my house is where you belong. Come on home, come on. Come on home, you've been running too long. Come on home, come on home, your past doesn't matter. No, your past doesn't matter. No, your past doesn't matter at all. Not at all. Miei parenti, mia famiglia, veni Musumeli, provincia Caltanissetta, Sicilia. Io nasco Brooklyn, New York. Mia madre sempre parla siciliana, dialetto molto antico. Il problema, io rispondo in inglese. E loro io capisco tutte cose, dialetto italiano, niente.
I'm so thankful for my dear brother in Jesus, Marco, being here with me. Ringrazio il Signore per il mio fratello e amico Marco che stasera è qui con me. Because without him, perché senza di lui, tu capisci niente. There is a key verse of scripture. C'è un verso principale nella scrittura. For my life. Che parla della mia vita. It comes out of the book of Jeremiah. È in Geremia. The 29th chapter, al capitolo 29, starting with the 11th verse, dall'undicesimo versetto. The word of God says, la parola di Dio dice, for I know the plans that I have for you, infatti io so i pensieri che medito per voi, declares the Lord, dice il Signore, plans to prosper you, pensieri di pace, and not to harm you, e non di male, plans to give you a hope, per darvi un avvenire and a future, e una speranza. Then you will call upon me, voi vi invocherete, and come and pray to me, verrete a pregarmi, and I will listen to you, e io vi esaudirò. You will seek me and find me, voi mi cercherete e mi troverete, when you seek me, perché mi cercherete, with all your heart, con tutto il vostro cuore. Very important. Molto molto importante. The song that I sang is very important to me. Il cantico che appena cantato è molto importante per me. It's on a music CD that I have. Ed è qui su un CD che è qui con noi. It's a newer Christian song. È una canzone nuova. The other songs are older Christian songs. È una canzone nuova rispetto alle altre contenute nel CD. With very important words. Che ha delle parole che per me contano parecchio. The song that I first sang, la canzone, il cantico che ho appena cantato, the title of it is, il titolo è Come on home. Vieni a casa. Come home. Vieni, vieni a casa. Your past doesn't matter at all. Il tuo passato ormai non conta più. Come on home. Vieni a casa. You've been running too long. Sei stato troppo tempo lontano. Come on home. Vieni, torna a casa. I have been expecting your call. Io sono qui che aspetto la tua chiamata. That's the message of the gospel of Jesus Christ. E questo è il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. God said, "Trust in my son Jesus." E Dio dice, "Credi nel mio figliuolo Gesù." No matter what happened in your past. Non importa quello che è capitato nel tuo passato. I have a forever future for you. Io ho un futuro per te che è per sempre. The message of the gospel of Jesus Christ, il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo, tells us, ci dice, there is room at the foot of the cross, o che c'è ancora posto ai piedi della croce, for anyone who would call upon the name of Jesus, per chiunque invocherà il nome di Gesù. The first time I heard that message, e la prima volta che ho ascoltato questo messaggio, was April 17th, 1977. Era il 17 di aprile del 1977. I was in prison in America. Ero in prigione in America. Sentenced to 75 years. Con una sentenza di ben 75 anni sulle spalle. It was a hopeless situation. Era una situazione disastrata, senza speranza. I was to die in prison. E io avrei dovuto morire in prigione. But God had another plan. Ma Dio aveva un altro piano. There's a book of my life story. C'è un libro con la mia biografia that came out in English 35 years ago, che è stato scritto in inglese 35 anni fa, 15 years ago, e 15 anni fa, it was written in Italian. È stato pubblicato anche in italiano. We have the book here tonight. Il libro è qui con noi questa sera. The book is 7 euro and all the proceeds go to Crivop Ministry. Il libro costa 7 euro e tutti i fondi andranno alla Crivop. My music CDs are here. Anche il mio CD musicale è qui. They're 5 CD, 5 euro. Costa 5 euro. And I would encourage you to buy a few. E vi vorrei incoraggiare a comprarne qualcuno. Because I'm supposed to leave for America tomorrow. Perché domani parto per l'America. If I don't have enough money, I'll have to swim. Perché i fondi di questo qua, di questo CD vanno a me, quindi in modo che non torno a nuoto in America. Just kidding. Sto solo scherzando, eh. But my story really starts in Sicily. Ma la mia storia veramente comincia in Sicilia.
My parents left Sicily to come to America. I miei genitori hanno lasciato la Sicilia per andare in America. For a better life. Per una vita migliore. I was born in New York. Sono nato a New York. I was encouraged to go to the university. Sono stato incoraggiato ad attendere l'università. I went through 4 years of the university. Sono stato 4 anni all'università. I taught in school. Ho insegnato alle scuole superiori. My mother was very proud. E mia madre era molto orgogliosa di me. Of the outward success in my life. Del successo che avevo nella mia vita. But I was empty. Ma io ero vuoto. There is a minister in America that once said. C'è un uomo di Dio in America che una volta disse. Every human life from birth. Che ogni vita umana alla nascita. Is touched by the hand of God. È toccata dalla mano di Dio. Creating an emptiness. Creando un vuoto. That nothing can fill. Che niente può riempire. Until Jesus is Savior. Fino a quando Gesù non diventa il Salvatore. And Lord of that life. E il Signore di quella vita. My mother spoke with broken English. E mia madre parlava con un inglese, possiamo dire, rotto. And I would hear her say to her friends. E l'ascoltavo mentre parlavo con le sue amiche. I'm so proud of my son Frank. He's a university man. E diceva: sono così orgogliosa di mio figlio Frank. Lui è un uomo di università. He teaches in the school. Lui insegna a scuola. My mother was very proud. E mia madre era molto orgogliosa. But I was empty. Ma io ero molto vuoto. I worked as a singer entertainer. Ho lavorato come cantante ed uomo dello spettacolo. At some of the finest nightclubs in America. Nei migliori nightclub americani. I worked for Frank Sinatra. Ho lavorato per il signor Sinatra, per Frank Sinatra. At a nightclub that he owned in Miami Beach. In un nightclub di sua proprietà a Miami. Frank Sinatra used to come into the nightclub 2 or 3 nights a week. E Frank Sinatra veniva solo 2 o 3 volte a settimana in questo nightclub. With some of the top celebrities in the world. Con le migliori celebrità del mondo. I had my name in lights. Il mio nome era fuori a questo club illuminato. I drove nice sports cars. Avevo delle auto sportive, delle auto costose. I had money. Avevo i soldi. I had all the things that the world says is important. Sapete, tutte quelle cose che il mondo ritiene di una certa importanza. My mother was very proud. E mia madre continuava ad essere orgogliosa. I would hear her say to her friends. E la sentivo ancora dire alle sue amiche. I'm so proud of my son of Frankie. He works for Mr. Sinatra. Sono così orgogliosa di mio figlio Frank. Lui canta con il signor Sinatra. She was very proud. Lei era molto orgogliosa. But I was empty. Ma io ero vuoto. You see, the university. Vedete, l'università. That gave me an education and the philosophies of the world. Che mi ha dato un'educazione e mi ha insegnato le filosofie di questo mondo. Could not meet the need in my life. Non è riuscita a soddisfare quel bisogno che avevo nella mia vita. The entertainment world, with all the lights and the money and all that it had. Il mondo dello spettacolo, diciamo, con tutto ciò che aveva, non mi poteva soddisfare. Could not fill that emptiness in my life. Non poteva riempire quel vuoto che c'era nella mia vita. In the entertainment world, I got involved with drugs. E nel mondo dello spettacolo ho cominciato a toccare la droga. In 1969, I was in my friend's car. E nel 1969 ero nell'auto di un mio amico. The police pulled us over for a routine evaluation. E la polizia ci fermò per un controllo di routine. And they saw some marijuana in the car. E videro che nell'auto c'era della marijuana. They arrested him for possession of marijuana. Hanno arrestato questo amico mio per possesso di marijuana. And they arrested me for a crime that's not even against the law today in America. E mi hanno arrestato anche a me per un crimine che oggi non è neanche contro la legge. I was just a passenger in the car. Io ero solo uno in più in quella macchina, ero un passeggero. They found me guilty. E mi trovarono colpevole. And they sentenced me to 3 years in prison. E mi hanno dato 3 anni di carcere. I had a very bad attitude. E avevo un'attitudine molto brutta. I was angry at society. Ero arrabbiato con la società. Because I felt society robbed me of my life. Perché sentivo come la società mi avesse rubato la vita. They brought me to a small prison. Mi hanno portato in una piccola prigione. And they told me if I'll go into the field and pick the beans, I could be out in less than 3 years. E mi dissero che se fossi andato nel campo a raccogliere i fagioli, sicuramente uscivo prima dei 3 anni. I told them I'm a professional man, a university man. I don't pick beans. Io gli risposi che ero un professionista, ero un uomo di università. Io non raccolgo fagioli. They said fine, we have a place for people who think the way you do. E mi dissero, va bene, noi abbiamo proprio un posto per delle persone che la pensano come te. They brought me from the small prison. Quindi mi portarono da una piccola prigione to one of the worst prisons in America. In una delle peggiori prigioni degli Stati Uniti.
I was 21 years old. Avevo solo 21 anni. Never been in jail, never been in prison. Non ero mai stato in prigione, mai stato arrestato. I'm walking the yard of the prison. E mentre camminavo per il cortile di questa prigione, men came up to me. E le persone si avvicinavano a me. Frank, when did you get here? Dicevano, Frank, ma quando sei arrivato? I didn't know these people. Io non li conoscevo. These people knew me. Ma loro conoscevano me. Because they were involved in the mafia. Perché loro erano coinvolte nella mafia. And they used to go into Frank Sinatra's nightclub. E quindi andavano al club di Frank Sinatra. So they saw me as a singer entertainer. Quindi mi videro come un cantante, un uomo dello spettacolo. And they took care of me in prison. E cominciarono a prendersi cura di me in prigione. I took drugs in prison. Prendevo droga in prigione. I put a musical group in prison. Ho fatto una piccola banda musicale. Just before my release. E prima che uscissi, there was a riot in the prison. C'è stata una rivolta in prigione. I was shot twice in the riot. Sono stato sparato due volte. And finally they had to release me. E alla fine poi mi fecero uscire. Understand. Cercate di capire. The person who came out of the prison, la persona che quel giorno uscì da quella prigione, was a different person than the person that went in. Era una persona diversa da quella che era entrata. With the people that I met in prison, con le persone che avevo conosciuto in prigione, I got involved in organized crime on the outside. Sono stato coinvolto nel crimine organizzato una volta uscito fuori. I was bringing heroin into the United States. Importavo eroina negli Stati Uniti. I became a heroin addict. Sono diventato anch'io un dipendente da essa. I was bringing cocaine in the United States. Importavamo cocaina. I got involved with an outlaw motorcycle gang. Facevo parte di una banda motociclistica. Life meant nothing to me. E la vita per me non significava niente. I had given up on life. Mi ero arreso a questa vita. In 1974, e nel 1974, three people used my car in an armed robbery and a kidnapping. Tre persone usarono la mia auto per una rapina a mano armata e un sequestro di persona. They never caught the people. Non hanno mai preso queste tre persone. But they found my car. Ma hanno trovato la mia auto. The police said, "We know what you do. You're not a thief." E la polizia mi disse, "Noi sappiamo quello che fai. Tu non sei un ladro." Give us the names of the three people. Ma dacci il nome di queste tre persone. And you could go home. E tu puoi essere libero, puoi andare a casa. I wouldn't do that. Io gli risposi che non l'avrei mai fatto. So they took me to trial. Quindi mi portarono a corte. The person who was robbed, e la persona che era stata rapinata, said he never saw me before. Disse che non mi aveva mai visto prima. I think I'm going home. E quindi io pensavo di andare a casa quel giorno. But they found me guilty. Ma mi trovarono colpevole. The judge was very angry. E il giudice era molto arrabbiato. Because I wouldn't give up the names of the three people. Perché non volevo dare il nome di queste tre persone. And he gave me the combined time, 25 years that he was going to give each person. Oh, e lui mi diede un tempo combinato di 75 anni, 25 anni per ogni nome che avevo messo. 75 years. Quindi 75 anni. It was a hopeless situation. Era una situazione senza speranza. I've said all this as quickly as I can. Ho detto questo in un modo molto breve. Because I want you to understand how hopeless my situation was. Solo per farvi capire com'era disastrata la mia situazione senza speranza. But more importantly, ma ancora più importante, the hope that came to me. La speranza che è venuta a me through the word of God, attraverso la parola di Dio in, a hopeless situation. In questa situazione senza speranza. Everywhere I go, e dovunque io vado, I go for one reason, vado per una ragione, to lift the name of Jesus, per innalzare il nome di Gesù, to bring a message of hope, per portare un messaggio di speranza, to bring a message of encouragement, un messaggio di incoraggiamento, and to bring a message of challenge to the church. E perché no, anche un messaggio di sfida alla Chiesa. The only hope that I saw, e l'unica speranza che io vedevo, was to escape from the prison. Era di scappare dalla prigione. While I was planning my escape, e mentre programmavo, pianificavo questa fuga, I enjoyed playing chess. Mi piaceva giocare a scacchi. I played chess with this one man every night. E giocavo con quest'uomo tutte le sere a scacchi. Every night we played chess. E ogni sera che giocavamo a scacchi, he would tell me about his best friend. Lui mi raccontava del suo migliore amico. Jesus Christ. Gesù Cristo. I told him, fatta fatta tu. E io gli risposi, mind your own business. Very good, very good. He did not give up on me. Ma lui non si arrese. He invited me to many meetings. Mi invitò a molte riunioni evangelistiche. I told him I didn't want to go. E io gli dicevo sempre che non volevo andare. One night. Ma una sera. He said there's a special meeting. Mi disse che c'era una riunione speciale. I said, what's so special about it? E io dissi, ma che c'è di così speciale?
He said they're going to bring some women into the prison. Dice, stasera verranno delle donne in prigione. And the women are going to bring in some homemade food. E porteranno del cibo fatto in casa. I tell people if you want to get an Italian man anywhere. Quindi io dico alle persone, se volete portare un italiano in un certo posto, tell him there's some women and homemade food. Ditegli che ci sono delle donne e del buon cibo. And he'll go. E lo vedrete di andare. I went to the meeting for all the wrong reasons. Quindi andai a questa riunione con tutte le ragioni sbagliate. But God had a right reason. Ma Dio aveva un piano. That night. Quella sera I heard a simple message. Ho ascoltato il semplice messaggio. Do you understand? God does everything simple. Voi capite, voi sapete che Dio comunque fa le cose molto semplici. Man complicates. È l'uomo che le complica. The simple message that I heard. È il semplice messaggio che io ho ascoltato. Whoever would call upon the name of Jesus. Cioè che chiunque invocherà il nome di Gesù shall be saved. Sarà salvato. Not maybe. Non dice forse. Not I hope so. Dice speriamo che. I was released from prison in 1980. Sono uscito dalla prigione nel 1980. And I've been in full-time ministry since then. E sono a tempo pieno nel ministerio. I can't tell you the whole story. E non voglio raccontarvi tutta la storia. But my mother always told me. Perché mia madre mi diceva. Don't tell him the whole story. Non raccontare mai tutta la storia. If you tell him the whole story, perché se gli dici tutta la storia, they don't buy the book. Poi non comprano il libro. My mother was a wise person. Mia madre era molto saggia. When I heard the message of salvation, e comunque quando ho ascoltato questo messaggio, il messaggio di salvezza, understand? Capite? The most important thing you will ever hear me say. La cosa più importante che mi ascolterete mai dire, whether you hear me once, se mi ascoltate una volta, or 100 times, o più volte, 100 volte. That night, quella sera, I did not make a decision for Jesus Christ. Io non presi una decisione per Gesù Cristo. I made a commitment. Ma bensì presi un impegno. A commitment. Un impegno. There's a big difference. E c'è una grande differenza. I made the commitment. Io ho preso questo impegno because in the university, perché nell'università they trained me in the scientific method of inquiry. Mi hanno insegnato il metodo scientifico. I don't want to get complicated, non voglio complicare le cose, but put very simply, ma in un modo molto semplice. If you want something real to come out, se vuoi ricevere qualcosa di vero, qualcosa di reale, you have to put something real in. Devi mettere a disposizione qualcosa di vero anche tu. You can't give 50% of reality and get 100% out. Non puoi mettere il 50% di verità e ricevere il 100%. They said I could know God for myself. E mi avevano detto che io potevo conoscere il Signore. They talked about a personal relationship. Oh, mi parlavano di una relazione personale. Not a religion. No, non era religione. I love studying words. Sapete, a me piace studiare le parole. If you study the word religion, e se voi vedete il significato della parola religione, in its purest sense, nel senso, nel significato diciamo principale, it says that man tries to get to their God. Ci dice che è l'intenzione dell'uomo di arrivare verso Dio. Every religion, ogni religione, says there is a way to get to their God. Dicono che c'è un cammino che l'uomo può fare per arrivare a Dio. Christianity, e il cristianesimo, is not a religion. Non è una religione. Because Christianity says, perché il cristianesimo ci dice, there is no way, che non c'è nessun modo, you can get to God. Che noi possiamo arrivare a Dio. But God made a way to us. Ma è Dio che ha fatto una strada verso di noi. Through his son Jesus Christ. Attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Jesus paid a price. Gesù ha pagato un prezzo. On Calvary. Sul Calvario. With his blood. Con il suo sangue. A price no man could pay. Un prezzo che nessun uomo avrebbe potuto pagare. Very important. È molto importante. I never read the Bible. Io non avevo mai letto la Bibbia. God gave me the revelation that the Bible is God's word. Ma Dio mi diede la rivelazione che la Bibbia era la sua parola.
You can't teach someone that the Bible is true. E voi non potete insegnare a qualcuno che la Bibbia è la verità. Only God can give the revelation. Solo Dio può dare questa rivelazione. That night when I made the commitment, e quella sera quando presi questo impegno, God gave me the revelation, the word of God is true. Dio mi diede appunto questa rivelazione che la sua parola era verità. It took me a little while to get to the book of Romans. E dopo un po' di tempo arrivai al libro dei Romani. But in the book of Romans, in the 12th chapter, in the first verse, e nel libro dei Romani al capitolo 12, il primo versetto, the apostle Paul addresses this point. L'apostolo Paolo diceva, he said, I beseech thee, brethren, vi esorto dunque fratelli, I plead with you, vi esorto, by the mercy of God, per la misericordia di Dio, give your life as a living sacrifice, a presentare i vostri corpi come un sacrificio vivente. Who was the apostle Paul pleading with? Con chi stava l'apostolo Paolo parlando? Was he pleading with the prostitute? Lo stava forse dicendo a delle prostitute? Was he pleading with the murderer? Forse a qualche assassino? No. He was pleading with the church. Lo stava parlando proprio, stava esortando la chiesa. He was saying, I understand you love God. È come se dicesse, io capisco che voi amate Dio. I understand you love Jesus. Che amate Gesù. But I can see in your life. Ma posso scorgere nella vostra vita. You have not come to a place of abandonment. Che non siete arrivati ancora a una posizione di arrendimento. Very important point. Ed è un punto molto importante. Let me share with you a story that'll help maybe understand it a little clearer. Voglio condividere con voi una storia che forse vi farà capire in un modo migliore. It's not a true story. Non è una storia vera. But it has an important truth. Ma contiene una verità. One day a chicken and a pig are walking down the road. Un giorno una gallina e un maiale camminavano per strada. The chicken sees a big sign. E la gallina vide un grande cartello. It said a church is raising money to give to the poor. Diceva che una chiesa stava raccogliendo dei fondi per aiutare i poveri. The chicken says to the pig, that's a wonderful thing the church is doing. E la gallina disse al maiale, ma è una cosa bellissima che stanno facendo. The pig agreed. E il maiale disse, è vero. The chicken says, let's help them raise some more money. Disse la gallina, ma perché non li aiutiamo a fare ancora di più? The pig says, how are we gonna do that? Il maiale rispose, ma come faremo? The chicken says, we'll have a breakfast. La gallina disse, noi faremo la colazione. Eggs and prosciutto. Uova e prosciutto. The pig says, for you, it's a decision. Il maiale disse, per te è solo una decisione. But for me, it's a commitment. Ma per me è un grande impegno. The wonderful thing is, cosa migliore, la cosa bella è, the apostle Paul understood the heart of God. Che l'apostolo Paolo aveva compreso il cuore di Dio. He understood that Jesus said, aveva capito che Gesù aveva detto, I've come to give you life, che sono venuto per darvi la vita, eternal life, una vita eterna. But you see, Jesus said something else. Ma Dio disse, e Gesù disse anche, he said, I've come to give you the fullness of life. Sono venuto per darvi vita in abbondanza. The fullness of life, la vita in abbondanza, will never come, non arriva mai, until you have a surrendered life, fino a quando la tua vita non è arresa. God wants to give the security, e Dio vuole dare la certezza, that you can walk, che tu puoi camminare, and be victorious, ed essere vittorioso, in your life, nella tua vita, not because of what you have done, non per quello che tu fai, but what Jesus did on the cross, ma per quello che Gesù ha fatto sulla croce. The word of God is critically important. La parola di Dio è molto importante. I meet many people. Incontro molte persone. And they say, Frank, I'm a good person. E mi dicono, Frank, io sono una brava persona. I don't do bad things. Non faccio cose cattive. I hope when I die, io spero che quando morirò, I can go to heaven. Potrò andare in cielo. I meet other people. Incontro poi altre persone. They say, Frank, I do a lot of good things. Dicono, Frank, io poi faccio così tante cose buone. Not too many bad things. Non faccio poi così tante cose cattive. Faccio più cose buone che cose cattive. Maybe I can go to heaven. Forse potrò andare in cielo. God doesn't deal with maybe and hope so. Noi non abbiamo un Dio dei forse o dei speriamo che. God deals with security. Abbiamo un Dio di certezza. In the book of 1 John, e nella prima epistola di Giovanni, the fifth chapter, al quinto capitolo, the 13th verse, al tredicesimo versetto, God says, Dio dice, these are the things that I have written unto you, queste cose vi ho scritto,
who believe in the name of the Son of God, a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, in order that you might know, in modo che sappiate, know, sappiate, not maybe, non forse, not I hope so, non adesso vediamo, know you have eternal life, che avete la vita eterna. It's critically important. It's very important. Ed è molto importante. That you read and follow the will of God. Che la Bibbia venga letta e seguita. I was with the ministry of Crivop a few weeks ago. E due settimane fa ero insieme alla Crivop. And we were ministering to the homeless. Stavamo ministrando dei senza tetto. They brought clothes and food. Gli portammo del cibo, dei vestiti. I preached the word. Ho predicato la parola. Afterwards, a man came up to me. E dopo un uomo si avvicinò a me. He said, Frank, I gave my life to Jesus 2 years ago. Mi disse, Frank, io ho dato la mia vita a Gesù 2 anni fa. But I'm still living on the street. Ma sto ancora vivendo per strada. I asked him, do you read the word of God? E io gli domandai, ma tu leggi la parola di Dio? Oh no, I don't need to read the Bible. E lui mi rispose, no, io non ho bisogno di leggere la Bibbia. I said, that's why you're living on the street. Io gli risposi, ecco perché vivi per strada. Let me give you an illustration. Voglio darvi un'illustrazione. When you buy a new car, quando voi comprate un'auto nuova, what's in every new car? Che cosa trovate dentro? A manual. Un manuale. The person who built the car, quindi la persona che ha costruito quell'auto, who knows everything about the car, che conosce tutto di quell'auto, has a manual. Ha scritto un manuale. And he says, if you read the manual, e in pratica se tu leggi questo manuale, but more importantly, ma ancora più importante, if you follow my directions, se tu segui le istruzioni su questo manuale, the car will operate properly. L'auto andrà nel migliore dei modi. Does that make sense to you? È una cosa logica? Che pensate? Now, you are not forced to read the manual, siete forse obbligati a leggere questo manuale, questo libretto? But I believe it's an intelligent thing to do. Ma io credo che è una cosa saggia da fare. In the same way, nello stesso modo, I believe there's a God, io credo che c'è un Dio, who is the creator, che è un creatore, that created my life, che ha creato la mia vita, that created your life, che ha creato la tua vita. He has a manual. E lui ha scritto un manuale. That's what I call the Bible. E questo è quello che io chiamo la Bibbia. A practical manual of life. Un manuale di vita pratica. When you accept Jesus as your savior, quando voi accettate Gesù come Salvatore, are you forced to read the Bible? Siete forse obbligati a leggere la Bibbia? No. Just like in the illustration of the car. Proprio come quell'esempio che abbiamo fatto prima dell'auto. But would you agree with me? Ma siete d'accordo con me? In the same way as reading the manual of the car, allo stesso modo che era saggio leggere il libretto di istruzioni dell'auto, is an intelligent thing, è una cosa intelligente? Is it not an intelligent thing, leggere la Bibbia? To read and follow the non solo will of God. Leggere e seguire la parola di Dio. I was in prison, quindi io ero in prigione. 75 years, avevo 75 anni sulle spalle. But I made a commitment to Jesus Christ. Ma mi presi questo impegno con Gesù Cristo. To read his word, di leggere la sua parola, and to follow his word, e di seguirla. I read in the book of Jeremiah, e ho letto nel libro di Geremia, what I started in the beginning of the service, i versetti con cui abbiamo cominciato. Jeremiah 29 verse 11. Geremia capitolo 29 versetto 11. God says, Dio dice, these are the plans that I have for you. Questi sono i pensieri che io ho per te. I knew the plan the prison had for me. Io per certo conoscevo i pensieri che la prigione aveva per me. To die in prison. Forse di morire in prigione. But God said, ma Dio disse, I have a better plan. Io ho un piano migliore. I have a plan for good things. Ho un piano fatto di cose buone. To happen in your life. Che possano capitare nella tua vita. I have come to give you a future. Sono venuto per darti un futuro, un avvenire. A future that's filled with hope. Ripieno di speranza. When I read God's word, e quando lessi la parola di Dio, I had to do something about it. Ho dovuto fare subito qualcosa in risposta a questa parola. I had to either believe the reality of the physical situation that I saw myself in. Avevo delle decisioni da prendere, o credere nella realtà in cui mi trovavo, nella realtà della prigione, or believe in faith, o credere in fede, what God said, quello che Dio diceva. Faith
is believing in something you cannot see and understand. Vedete, la fede è credere in qualcosa che tu non riesci a vedere e non riesci a comprendere. But it's something I surrendered my life to. Ma è qualcosa a cui ho arreso la mia vita. I kept on reading the Bible. Quindi continuavo a leggere la parola di Dio. And I read in 2 Corinthians. Ho letto nel secondo libro dei Corinzi, the 5th chapter, al quinto capitolo, the 17th verse. Il 17° verso. The word of God says, la parola di Dio dice: if anyone is in Christ, se dunque uno è in Cristo, he's a new creation. Egli è una nuova creatura. The old is gone, le cose vecchie sono passate, and the new is come. Ecco, sono diventate nuove. How? Come? The next verse. Il versetto dopo ce lo dice. This is from God, tutto questo viene da Dio, who reconciled, che ci ha riconciliati con sé, us to himself, con sé, through Christ, per mezzo di Cristo. Listen to this. E ascoltate questo. And gave us a ministry of reconciliation. E ci ha affidato il ministero della riconciliazione. It says, gave us a ministry. Ci dice che ci ha dato a noi un ministero. Not because you're a pastor, non perché sei un pastore, or a teacher, o un dottore, or an evangelist, o un evangelista. It says because you called on the name of Jesus to be the savior of your life. Dice perché tu hai invocato Gesù per essere il salvatore della tua vita. You've been given a ministry. Ti è stato dato un ministero. Of reconciliation. Di riconciliazione. What is reconciliation? Che cosa vuol dire riconciliazione? Reconciliation is we were brought to God. Riconciliazione vuol dire che noi siamo stati portati a Dio. How were we brought to God? Come siamo stati portati? We were brought to God through his love. Attraverso il suo amore. We were brought to God through his mercy. Attraverso la sua misericordia. We were brought to God through his forgiveness. Il suo perdono. God says, e Dio ci dice, you have this ministry, che voi avete, che noi abbiamo questo ministero, to the world, con il mondo. In the next verse, e nel versetto dopo, God's word gets even stronger. La parola di Dio enfatizza ancora di più. It says that God has committed us. Dice che Dio ha preso un impegno. To the ministry of reconciliation. In questo ministero della riconciliazione. Not only have we been given it. Non solo a noi ci è stato dato. We have been commanded. Ma siamo stati ordinati. To take this ministry to the world. Il Signore ci ha comandato di prendere questo ministero con il mondo. I've been speaking in the largest and smallest churches in the world. E ho parlato in, sapete, in chiese grandi e in chiese piccole in giro per il mondo. It's the same story. E vedo più o meno la stessa storia. Christians. Cristiani. Love God, love Jesus. Vedo cristiani che amano Dio, amano Gesù. But are not involved in the heart of God for others. Ma non sono coinvolti nel cuore, nel ministero che Dio ha per gli altri. God has commanded us. Ma Dio ci ha comandati. I have never been in the military. Io non ho, vedete, non ho mai fatto il militare. But I have a friend who is a military officer. Ma ho un amico che ha fatto carriera militare. And I asked him. E io gli ho domandato. If you are in the middle of battle, se tu ti trovi nel bel mezzo di una guerra, di una battaglia, and you give a direct order to someone, e tu dai un ordine diretto a qualcuno, and he refuses the order, e lui rifiuta di obbedire a quest'ordine, what would happen? Che cosa succede? He said, Frank, lui mi rispose, Frank, I have the authority of the United States government, io ho l'autorità del governo degli Stati Uniti, to shoot and kill that person right there, di sparare e ammazzare quella persona in quell'istante, or to imprison them, o imprigionarlo. You see, it's critically important. Vedete, è molto importante. Because if this one man disobeys a direct order, perché se quest'uomo disobbedisce questo ordine diretto, thousands could be killed. Probabilmente mille persone possono morire. We who are Christians, e noi che siamo cristiani, have a commanding officer. Abbiamo un generale in autorità. His name is Jesus. Il suo nome è Gesù. He has given us a command. E ci ha dato questo comando. I meet so many people, Christians. E io incontro molti cristiani. I don't feel led. E mi dicono, forse non mi sento guidato. Maybe someday. Forse qualche altro giorno. Jesus doesn't say about being led and maybe and someday. E Dio, vedete, non ci parla col forse oggi non mi sento bene o non mi sento guidato.
We can call it anything we want to call it. Noi questa cosa la possiamo chiamare come vogliamo. God calls it sin. Ma Dio la chiama peccato. It's a sin of commission. Forse è un peccato che noi abbiamo commesso? No. It's a sin of omission. È un peccato per qualcosa che non abbiamo fatto. Like the Apostle Paul, proprio come l'Apostolo Paolo, I have a heart. Io ho un cuore. I have heart not only for the lost, è un cuore che non è solo per i perduti, but I have a heart for my brothers and sisters in Christ. Ma un cuore anche per i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo. I want the best. E voglio il meglio. I have been enjoying the best. Perché mi piace di ricevere e dare il meglio. When I was young, quando io ero giovane, before I knew Jesus, prima ancora che conoscessi Gesù, my mother would say to me, all you like to do is a mangiare, bere e spolire. È quello che mi diceva sempre mia mamma, tutto quello che ti piace fare is eat, drink and run. This is an interesting word, spolire. Spolire? Spolire. It's an antique Italian Sicilian word. Uh-huh. È una parola antica siciliana. People in Sicily, only the older people knew what it meant. Solo le persone diciamo di una certa data siciliane capiscono quello che vuol dire. When the horse wouldn't go, ah, ecco, quando il cavallo non voleva partire, they would kick it. Gli davano un colpo con la gamba indietro. Spunire, to make it go. Quindi era spunire. So my mother says all you like to do is eat, drink and go. Quindi tutto quello che ti piace fare è mangiare, bere e andare via. When I came to Jesus, e quando ho conosciuto il Signore, the Lord spoke to my heart. Il Signore ha parlato al mio cuore. And said, your mother was right. E mi disse tua madre aveva ragione. But it doesn't have to change. Ma questa cosa forse non deve cambiare. It just has to be done my way. Ma deve essere fatta solo nella mia maniera. Because I have something for you to eat. Perché io ho qualcosa per te, qualche cibo da mangiare. The word of God. La parola di Dio. That the world doesn't have. Che il mondo non ha. I have something for you to drink. Ho qualcosa che tu da cui tu puoi bere. Where you'll never thirst again. E dove non sarai mai più assetato. And then I'm telling you, I heard this in my heart. E davvero io ho sentito questo forte nel mio cuore. God said to me, Dio mi disse, I've called you to a celebration of life. Io ti ho chiamato a celebrare la vita. To celebrate life. Celebrare la vita. I don't wait for a holiday to celebrate. Quindi io non aspetto forse un giorno di festa o di vacanza per celebrare. I don't wait for fireworks in the sky to celebrate. Non aspetto i fuochi d'artificio nel cielo per celebrare. This is a day. Questo è il giorno that the Lord has made. Che Dio ha fatto. And he's made it for me. E lo ha fatto per me. To enjoy him. Per gioire con lui. To celebrate him. Per celebrarlo. I want you to understand. Vorrei che capiate. The Jesus that I met. Che il Gesù che io ho incontrato, the Jesus that I know, il Gesù che io ho conosciuto, is my friend. È il mio amico. My friend. È mio amico. He understands everything about me. Perché lui comprende tutto della mia vita. He believes in me. Lui crede in me. When I can't even believe in myself. Quando io non riesco a credere a me stesso. He encourages me. Mi incoraggia. And he challenges me. E mi manda delle sfide. I was in prison, but I read his word. Io ero in prigione, ma avevo letto la sua parola. He said, "You are an ambassador to the kingdom of God." E mi disse, "Tu sei un ambasciatore del regno dei cieli." An ambassador. Un ambasciatore. The word of God says that. La parola di Dio attesta questo. And he didn't just say it about me. E non l'ha detto solo a me. He said it about all who would call on the name of Jesus. L'ha detto a tutti quelli che invocheranno il nome di Gesù. If we had the ambassador of Italy in this room tonight. Se questa sera ci fosse l'ambasciatore, un ambasciatore italiano. You would think he's an important person. Voi penserete che una persona importante. But he's just the ambassador of Italy. Ma è solo l'ambasciatore dell'Italia. If you're here tonight. Se tu sei qui stasera. And you are a Christian. E tu sei un cristiano. You are an ambassador. Tu sei un ambasciatore. To the kingdom of God. Del regno dei cieli. What a friend. Che amico. What a friend we have in Jesus. Che amico abbiamo in Gesù. There's a song on my CD. C'è un'altra canzone sul CD. It's number four, you can tell. Per il fratello al mixer è il numero 4. It's an older Christian song.
È un antico canto cristiano. But I changed the music a little. Ma ho cambiato un poco la musica. But it has an important message. Ma contiene un messaggio molto importante. The title is, il titolo è What a friend che amico we have in Jesus. Abbiamo in Gesù. Listen to the verse. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. If we'll take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend, Jesus. What a friend. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus. Take it to the Lord in prayer. What a friend. Che amico. That's Jesus. E questo amico è Gesù. A friend who begins a work in our life. Un amico che inizia un'opera nella nostra vita. A friend that promises to bring it to completion. Un amico che promette di portarla a compimento. A friend that tells us. Un amico che ci dice. He is not looking for our ability. Che non sta cercando la nostra abilità. He's looking for our willingness. Bensì la nostra disponibilità. To trust him. Nel credergli. And to follow him. E di seguirlo. Let me tell you another story. Voglio raccontarvi un'altra storia. It's not a true story, non è una storia vera, but it has an important truth. Ma contiene un'importante verità. One day, many years ago, un giorno, tanti anni fa, in Palermo, a Palermo, there was a man named Mr. Giuseppe. C'era un uomo che si chiamava Signor Giuseppe. Mr. Giuseppe loved God. E il Signor Giuseppe amava Dio. Mr. Giuseppe loved Jesus. Amava Gesù.
But Mr. Giuseppe was a poor man. Ma il signor Giuseppe era un uomo povero. He heard about the land America. E lui aveva sentito parlare della terra dell'America, degli Stati Uniti. He wanted a better life for his family. E lui voleva una vita migliore per la sua famiglia. And Mr. Giuseppe prayed. E il signor Giuseppe pregò. God, give me the strength. Diceva: Dio, dammi la forza. To work many jobs. In modo che io posso fare tanti lavori. So I can save the money. In modo che posso raccimolare qualcosa di soldi. And buy the ticket to go to America. E comprare il biglietto per quella nave che va in America. One day, un giorno, Mr. Giuseppe had the money. Il signor Giuseppe fece questi soldi. And he bought the ticket. E comprò il biglietto. He was going to America. Quindi lui stava per andare in America. To make money in America. Per fare fortuna. Come back to Sicily. Tornare in Sicilia. Get his wife and children. Riprendere sua moglie e i suoi figli and bring them to America. E portarli in America con lui. The day the ship was leaving, e il giorno che la nave partì, he said goodbye to his family, salutò la sua famiglia and he had a big bag with him. E aveva una grande valigia. And in the bag, e dentro questa valigia, he had banana, formaggio, olive, tutto cosa mangiare. In questa valigia c'era bread, olives, cheese, everything to eat. Very good English. Devo tradurre. Very good. Very good. He goes on the ship. Quindi lui va su questa nave. The ship leaves for New York. E la nave salpa per New York. The first night on the ship. La prima sera su quella nave. He's walking the deck. Mentre cammina sul pontile. And he sees the big dining room. Vede una grande sala pranzo. All the people eating all the wonderful food. C'erano tutte queste persone mangiando questi cibi appetitosi. Celebrating. Festeggiavano. And Mr. Giuseppe put his head down. Il signor Giuseppe chinò il capo. And he walked away. E se ne andò via. He said, God. E pregò e disse: Signore. I'm no complaining. Non voglio lamentarmi. But you know, I'm a no rich man like these people. Ma tu sai, io non sono ricco come queste persone. But someday. Ma un giorno. I will have the money in America. Farò questa fortuna in America. I will bring my children and my wife on the ship. Porterò i miei figli, mia moglie su questa nave. And we will eat all this food like these rich people. E noi mangeremo questi cibi appetitosi proprio come queste persone benestanti. Then he went to his room. E lui ritornò nella sua stanza, nella sua cabina. He got on his knees and prayed. Si inginocchiò, cominciò a pregare. He broke the bread. Ruppe il pane. And he ate. E cominciò a mangiare. The next morning, la mattina dopo, he's walking the deck, mentre cammina per il pontile, the same thing. La stessa cosa si ripete. All the people eating the breakfast, tutte queste persone che stavano facendo colazione, celebrating, festeggiavano. Mr. Giuseppe put his head down and walked away. Il signor Giuseppe abbassò la testa e andò via. God, I'm not complaining. Signore, no, non mi voglio lamentare. Someday, ma un giorno, on the ship, all the way to America. E fece questo tutto il tempo fino a che la nave non arrivò in America. They had breakfast, lunch, dinner, midnight snacks, sempre mangiare. E quindi loro mangiavano a colazione, a pranzo, il pomeriggio, la sera, always eating. Yeah. And Mr. Giuseppe the same thing. E il signor Giuseppe diceva sempre le stesse cose. Put his head down. Faceva le stesse cose, abbassava la testa. And walked away. E se ne andava via. The ship gets to New York. Quindi la nave arrivò a New York. All the people are leaving. Tutte le persone scendevano dalla nave. The captain of the ship is greeting the people. E il capitano rimase in piedi a salutare ad uno le persone. Mr. Giuseppe walks by. E il signor Giuseppe si avvicinò. The captain says, Mr. Giuseppe. E il capitano disse: signor Giuseppe, did you enjoy the trip to America? Com'è stato il viaggio fino in America? Oh, Mr. Capitan, I thank God. E lui disse: signor capitano, io ringrazio il Signore that he give you the intelligence che ti ha dato la saggezza to drive the ship all the way to New York. Di portare questa nave fino a New York. Thank you, Mr. Giuseppe. Grazie, signor Giuseppe. Mr. Giuseppe. Did you enjoy the food on the ship? Il capitano disse: ti è piaciuto il cibo che c'era sulla nave? Mr. Giuseppe was very quiet. E il signor Giuseppe cominciò a rimanere in silenzio. The captain says, what's wrong, Mr. Giuseppe? E il capitano disse: ma che succede, signor Giuseppe? Oh, nothing's wrong, Mr. Capitan. It's just a I'm a no rich like these people. Non succede niente, che solo io non sono benestante come queste persone. I never eat no food on the ship. Non ho mangiato niente che offriva questa nave. The captain says, oh, Mr. Giuseppe. E il capitano disse: signor Giuseppe, I'm so sorry. Mi dispiace. Oh, no,
would you be sorry? I'm gonna thank God. Ma perché vi dispiace? Io ringrazio il Signore. No, Mr. Giuseppe, you don't understand. No, signor Giuseppe, tu non capisci. And what I don't understand. Ma che cosa non capisco? Mr. Giuseppe, when you bought the ticket on the ship, che quando voi avete acquistato il biglietto per questa nave, it entitled you to all the food. Potevi aver preso tutto il cibo che volevi. For free. Gratuitamente. Every day. Ogni giorno. Mr. Giuseppe put his head down. E il signor Giuseppe chinò il capo di nuovo. And he walked away. E andò via. You know, that would be a funny story. Sapete, sarebbe una storia divertente. If it wasn't a very sad truth. Se non celasse una triste realtà. In the Church of Jesus Christ. Proprio nella Chiesa di Gesù Cristo. All over the world. In tutto il mondo. You see, the Bible says. Vedete, la Bibbia dice. In the book of Isaiah. Nel libro di Isaia, the fifth chapter, al quinto capitolo, the 13th verse, al tredicesimo versetto, God says, Dio dice, my people, il mio popolo, my people who love me, il mio popolo che mi ama, my people who love my son Jesus, che amano il mio figlio Gesù, are famished, sono affamati, dying of hunger, muoiono di fame, dying of thirst, muoiono di sete. Why? Perché? For their lack of knowledge. Per mancanza di conoscenza. Because they do not read. Perché non leggono. And they do not follow. E non seguono. The will of God. La volontà di Dio, la parola di Dio. God wants the best. E sapete, Dio vuole il meglio. But the best will never come. Ma vedete, il meglio non arriverà mai. Until we surrender. O meglio, fino a quando non arrendiamo la nostra vita. And follow his will. E seguiamo la sua volontà. I want to close with a prayer. Vorrei concludere con una preghiera. That's really a song. Che tra l'altro è un cantico. You all know the song. Voi lo conoscete. But before I do that. Ma prima ancora che cantiamo, if you will give me just a moment of liberty, se mi volete dare solo un momento di libertà, when my wife and I left Texas, America, quando io e mia moglie lasciammo il Texas, the inmates in the prison, i detenuti nelle prigioni, laid hands on us and prayed, ci hanno imposto le mani, prayed not only for us, e non hanno pregato solo per noi, but the people that we would see in the prisons, per le persone che noi avremmo incontrato nelle prigioni, and we would see in the churches, e quelle che avremmo visitato nelle chiese, the church that we go to, nelle chiese dove saremmo andati, and other churches that we knew, e in tutte le chiese che noi conosciamo, laid hands on us and prayed for us, anche le chiese, quindi, come i detenuti, hanno pregato per noi per questo viaggio, for the same purpose, per lo stesso obiettivo, per lo stesso proposito, that God would have his will and his way done, che Dio avrebbe avuto la sua volontà adempiuta. My wife and I have been on this trip since September. Io e la mia moglie siamo qui in Italia da settembre. We have been in Sicily, Reggio Calabria, and now Naples. Siamo stati in Sicilia, in Reggio Calabria e adesso a Napoli. We've been blessed by the president and the volunteers of the Ministry of Criva. Siamo stati benedetti dal presidente e dai volontari della Crivo in Reggio Calabria, and now in Naples. E ora qui a Napoli. This is our last night. Questo è il nostro ultimo culto, la nostra ultima sera. If you would just give me one moment, se solo volete darmi un momento, before I pray for the church, prima ancora che preghiamo per la chiesa, I would like David to come up and Mimo. Vorrei che Davide e Mimmo vengano qui. And my friend Marco, who's already here. E mio amico Marco, che è già qui. Because my wife and I, we want to pray for them. Perché io e mia moglie vorremmo pregare per loro. It's an important work they're doing. È un'opera importante che stanno facendo. And we have been blessed. Mimmo. E noi siamo stati benedetti. Mimmo, where is Mimmo? Mimmo, they're come. Coming, they're coming. David, come. They're coming, they're coming. This is the heart of God. Questo è il cuore di Dio. To minister, like Jesus said, to the least of these. Di aiutare, di portare soccorso a quei minimi, proprio come disse Gesù. The Bible says that God's hand is not so short. La Bibbia ci dice che il braccio di Dio non è accorciato. So, if my wife could extend her hand. Quindi se mia moglie potrebbe estendere il braccio. I love these guys. Amo questi ragazzi.
These guys have made a difference in so many people's lives. Hanno fatto la differenza in tante vite di tante persone. Because they have not only read the word, perché non hanno solo letto la parola, but they have followed the will of God. Ma hanno seguito la sua volontà. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. I want to pray a prayer. Voglio fare una preghiera. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Father, I thank you for my brothers. Signore, io ti ringrazio per i miei fratelli. I thank you for the heart that you've given them. Ti ringrazio per il cuore che gli hai donato. For what the world calls the least of these. Per quelli che il mondo chiama i minimi. They are not the least of these to you, Father. Ma non sono i minimi per te, Padre. They are not the least of these to my brothers here. Non sono i minimi per i miei fratelli qui questa sera. And as my wife and I have been prayed for. E mentre io e mia moglie preghiamo per loro. We pray for my brothers right here. Preghiamo per i nostri fratelli che sono in, qui. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. That they will continue the heart that they have. Che loro possano continuare con questo cuore che for what the world calls the least of these. Con appunto con quelli che il mondo chiama i minimi. Almighty God. Dio onnipotente. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. I love you. Love you. I love this guy too. Amen. Thank you, Jesus. Now, I want to, as I said, I want to close with a prayer. Come ho detto prima, vorrei concludere con questa preghiera. But the prayer is in a very simple song. È un semplice cantico. That you all know. Che tutti voi conoscete. I've been to Bible college. Vedete, sono stato alla scuola biblica. I've been to seminary. Al seminario. But I do not know. Ma non ho mai conosciuto three more important truths, tre verità più importanti di queste than in this simple song. Che sono in questo cantico 496. The song says, the greatest thing in all my life, il cantico dice la cosa più importante is to know the living God. È conoscere il Dio vivente. But listen to me. Ma ascoltatemi. I changed the song a little. L'ho cambiata un poco. Because not only do I want to know the living God. Perché non solo io voglio conoscere il Dio vivente. I want to know him more. Ma lo voglio conoscere ancora di più. I'm not satisfied. Non sono soddisfatto. Just knowing him the way I have known him all these years. Solo nel conoscerlo come l'ho conosciuto in tutti questi anni fino adesso. There's more to know. C'è ancora di più. The second truth, la seconda verità, the most important thing in my life, la cosa più importante della mia vita, is to love the living God. È amare il Dio vivente. I love the living God. Io amo il Dio vivente. Because he loved me first. Perché lui mi ha amato per primo. But I'm not satisfied. Ma io non sono soddisfatto. In just loving him. Solo nell'amarlo. I want to love him more. Lo voglio amare ancora di più. The third truth, la terza verità, is a truth that I see that the church all over the world, è una verità che vedo che manca in tante chiese in giro per il mondo, is not walking in. Che la chiesa di solito non cammina in questa verità. The third truth says, la terza verità dice, the greatest thing in my life, la cosa più importante, is to serve the living God. È servire il Dio vivente. I love serving the living God. E io voglio servire il Dio vivente. But I want to serve him more. Ma lo voglio servire ancora di più. If I can have just 1 minute to explain to you why I love serving God. Vorrei spiegarvi brevemente perché io amo servire il Signore. When I got out of prison, quando sono uscito dalla prigione, I was invited with a group of Christian men. Sono stato invitato da un gruppo di cristiani to go to South America. Ad andare nel Sud America for a 4-day revival. Per un raduno di 4 giorni. I was just out of prison. Ero appena uscito dal carcere. I was excited to go. Ero molto emozionato. My job, e il mio lavoro, was to work in the kitchen, era di stare nella cucina, to bring out the food, portare fuori il cibo, and to clean the tables, e pulire i tavoli. I was thankful to do that. E io ero grato a Dio di fare questo. On the last day, e nell'ultimo giorno, I had a basket of rolls, c'era un cesto con dei panini, and I was going around the room giving the people rolls. E andavo per la stanza e davo a tutti quanti questi panini. The man who was the director of the camp, e l'uomo che era il direttore, l'organizzatore di quel campo, he said, Frank, I don't know if I'll see you before you leave tomorrow.
Mi disse: Frank, io non so se domani noi ci vedremo di nuovo. But I want to tell you something. Ma ti voglio dire una cosa. I have been blessed, he said. Io sono stato benedetto by seeing the attitude of servanthood that you have. Nel vedere l'attitudine nel servizio che tu hai avuto. That's the best compliment I think you can pay a Christian. Questo credo che sia il miglior complimento che tu puoi fare a un cristiano. But I said, let me explain to you why I have the attitude of wanting to serve. Ma io gli risposi, ti voglio spiegare perché io ho questa attitudine. And I told them the role that I just gave you. E gli ho spiegato, guarda, il panino che io ti ho appena dato, I got it an hour ago. Io l'ho avuto un'ora prima di te. From the chef. Dallo chef. Right out of the oven. Che era appena uscito dal forno. And when that roll came out of the oven, e quando quel panino è uscito da quel forno, and I opened it up, e l'ho aperto, the steam came out of it. Il fumo, il vapore usciva. I put the butter on it, e io ho messo del burro dentro, and it melted in it, e ha cominciato a sciogliersi. And I enjoyed eating that roll. E io davvero ho avuto un buon tempo nel mangiare questo panino. You've had it an hour later. E voi l'avete mangiato, tu l'hai mangiato un'ora dopo. The reason I love serving. E la ragione che io ho nel servire, because I have to get it right from the chef, perché io voglio prendere le cose direttamente dallo chef before anyone else gets it, prima che le prenda qualcun altro. You see, that's why I love serving Jesus. Ecco perché io amo servire Gesù. Because before I can give you a message of hope, perché prima che io possa darvi un messaggio di speranza, I have to get it from the chef first. Deve arrivare prima dallo chef, Jesus. Gesù. Before I could give you a message of joy, prima che io possa darvi un messaggio di gioia, God, the chef, has to give it to me first. Dio, lo chef, lo deve dare prima a me. I like being in that position. A me mi piace, sapete, essere in quella posizione. I want things that are fresh. Voglio le cose fresche. And new. E nuove. Do you know when we come to church? Voi sapete, quando noi veniamo in chiesa, it's not just another meeting. Non è solo un'altra riunione, un altro culto. The Spirit of the Holy Ghost, the living God, is in our midst. Lo Spirito Santo, Dio, è presente nel mezzo di noi. God wants to do something special. Dio vuole fare qualcosa di speciale. Something new. Qualcosa di nuovo. I'm not satisfied. Io non sono soddisfatto with what I've had. Con quello che ho avuto. I want more. Io voglio di più. If you want more tonight, se anche tu vuoi di più questa sera, I want you to understand, voglio che comprendete, I've come to honor the word of God. Sono venuto qui per onorare la parola di Dio. The word of God says, la parola di Dio dice, lift the name of Jesus, innalza il nome di Gesù, and I will draw my people. E io avvicinerò le mie persone, il mio popolo. If you're here tonight, se voi siete qui stasera, or wherever you are watching this, e in qualsiasi posto tu sia a guardare questo, and you have sensed a drawing of God, e ti senti che Dio ti sta avvicinando, not just a story about some American from that sang at Frank Sinatra's nightclub, non è solo una storia di un americano che ha cantato nel club di Frank Sinatra, but you sensed the word of God, ma hai sentito la parola di Dio, a word of encouragement, questa parola di incoraggiamento, a word of challenge, questa parola di sfida. I want to honor God's word tonight. Io voglio onorare la parola di Dio questa sera. God's word says, la parola di Dio dice, pray one for another. Pregate gli uni per gli altri. I believe in prayer. Io credo nella preghiera. I believe in the word of God. Io credo nella parola di Dio. The Bible says, take one step to me. La Bibbia dice, fai un passo verso di me. And I will take a step to you. Io farò altrettanto. Draw close to me. Avvicinatevi a me. And I will draw close to you. Io mi avvicinerò.